Motivata e sentita è la ragione per cui sono venuto qui, complimentandomi con Antonio e i suoi amici per questa bella iniziativa. Io credo che sull'articolo 18 ci sia stata una ideologizzazione, non solo da parte degli spezzoni, diciamo, degli interessi corporati industriali, direbbe l'attuale ministro dei beni culturali Ornani, degli interessi corporati industriali. C'è stata una ideologizzazione che si potrebbe anche presentare sotto forma di un obolo all'Europa assolutamente inutile. La domanda che pongo a te come responsabile economico del PD e attraverso te a Bersani, del quale ammiro la concretezza governativa, l'esperienza istituzionale: perché non riprecisiamo il rapporto che deve esserci con l'Europa? Perché non stabiliamo meglio quale deve essere la cifra del nostro essere Europa? Io credo che su questo paradigma ci sia anche il massimo di coerenza tra la scelta del tema, la coltivazione dell'opera, della figura, del pensiero di Caffè e anche la contemporaneità che stiamo affrontando. Io credo che ci sia proprio una maniera sbagliata, sbilenca, concernente il rapporto che i diversi paesi e le politiche dei paesi hanno nei confronti di questa vicenda economica, culturale, politica e istituzionale dell'Europa. C'è una specie di marginalità di Fontamara nei confronti dell'Europa, a volte attesa messianica, a volte una secondarietà assolutamente insufficiente, inana e inutile. Quindi il rapporto con l'Europa. E nella vicenda del rapporto con l'Europa pongo una questione che già posi a Enrico Letta, però non gli rispose adeguatamente, credo allora Ministro, per mancanza di tempo. Nella vicenda dello Stato nazionale, la cittadinanza che noi abbiamo conosciuto e concepito era fatta così: io do luogo ad un patto, io cittadino rispetto allo Stato nazionale, contribuisco alla erarialità fiscale e lo Stato nazionale mi dà una serie di garanzie: la sicurezza, il diritto all'istruzione, alla salute, allo spostamento. E quello era il contenuto della cittadinanza nazionale statuale. La cittadinanza europea dove trova il suo specifico, il suo contenuto? Su questo l'elaborazione culturale dei partiti è in ritardo, ma chi è che deve riempire questo ritardo? È proprio la cultura politica del Partito Democratico. Cacciari lo sforzo lo ha compiuto in questa direzione, verrà il 2 giugno a Pescara, ragioneremo insieme con lui, con il sindaco di Sarajevo, per cercare di capire che cos'è il contenuto della cittadinanza europea, che non è insomma una ballata di persone sorridenti perché consumano i biscotti bagnati di rum o perché magari fanno i biglietti all'una o l'altra compagnia aerea, ma deve essere insomma sagomata che cos'è la cittadinanza europea, quali obblighi, quali doveri, quali diritti e quale comodità in più e quali certezze. Il fatto che io ho il diritto di spostarmi senza esibire il passaporto da qui a lì non mi dà nulla sul piano della crescita, la mia certezza di cittadino dell'Europa. Allora chiedo a te, che hai anche coraggio, perché insomma in questi mesi ti sei fatto carico di sottoporre la tua schiena ad una serie di bombardamenti. La seconda domanda che voglio porre, e tu lo dicevi prima, questo è un paese che da un certo numero lungo di anni ha rinunciato alle politiche industriali, di promozione industriale. Siamo arrivati all'ipocrisia quasi tardo abruzzese che anziché fare le politiche di promozione industriale abbiamo fatto nascere lì un istituto che si chiama Istituto per la Promozione Industriale e venne affidata alla moglie di Dini. Anziché fare le politiche di promozione industriale abbiamo fatto un istituto che consuma la carta intestata con la dicitura promozione industriale. Perché non diamo luogo ad una vera politica di promozione industriale? Che significa? Nel Texas in 48 ore all'imprenditore che ha un'idea e vuole insediarsi gli si dà la condizione concreta, materiale, per fare in modo che accada la vicenda economica, perché poi la questione del lavoro che non c'è e la questione anche di una difficoltà per la natalità imprenditoriale. Su questo Bersani non deve imparare niente da nessuno se gli fanno fare questo e gli fanno dire su questo. Quindi riorganizzare un meccanismo che per davvero consenta di rispondere alla domanda come si fa a politiche di attrazione industriale. E dovremmo anche dare una mano alle regioni, caro onorevole Fassina, so che non lo sei ma te lo auguro di diventare deputato, perché le regioni dal 2001 ad oggi potevano e dovevano fare molto su questo fronte.
perché abbiamo preteso che parte dei poteri arrivassero alle regioni, poi però non sono stati usati i poteri. E non è che è accaduto come accade a Pescara, non si usano i poteri, sembrerebbe, perché convenga. Perché se poi si usano i poteri pare che si organizzano gli spaventi e le paure. Noi abbiamo il porto di Pescara che è un monumento straordinario, proprio all'inesistenza della funzione pubblica. Io mi aspetterei che su questo anche, diciamo, quelli che si sono affidati a una condizione di intelligenza della città lo dicessero. Quella vicenda gli dice tutto, molto di più di quello che dovranno dire le magistrature. E vediamo quello che diranno le magistrature. Non è possibile che si insediano commissari che devono fare, ma non fanno, perché vengono vinti dall'incertezza, dalla paura e dalla timidezza. E anche i partiti dovrebbero ricominciare a dire cose chiare su che cos'è che deve essere fatto per fare in modo che un'infrastruttura bandiera dell'economia di Pescara non venga lì contenuta a casciata. Politica di promozione industriale, organizzando pacchetti di convenienza affinché valga la pena all'impresa di investire. E l'articolo 18 non c'entra nulla, è un obolo quasi religioso che non si capisce davanti a quale sacerdozio deve essere recitato. Perché io lo sento anche da loro di dentro, che non ha un oggettivo contenuto questa vicenda, anche da loro di dentro per il lavoro che faccio. La terza questione che dico adesso a te con un di più di puntualità, mi prendo qualche minuto di più, me lo consentirà il mio amico psicotropico. Ma lo so che nei dibattiti tu sei sempre tagliente, quindi sono convinto che hai spazio per aiutarmi. Penso che bisogna anche ricominciare una stagione di politiche attive del lavoro. Questo è il paese che ha dato i natali a giganti per quanto riguarda la situazione giuridica ed economica in tema di politiche del lavoro. Don Accattelli, Brodolini, la cultura vera della sinistra, Giugni, citerei anche De Michelis, che fece un piano decennale per il lavoro nell'86, concependo dall'inizio e quasi da solo allora che la cultura produce occupazione. 1986, il MUMI di Francavilla è stato finanziato al Ministero del Lavoro col piano decennale del lavoro dell'86, per dirvi come, se la politica si riprende la sua funzione, riesce ad essere utile. Non è vero che è inutile se se la prende la sua funzione. Politiche attive del lavoro, e qui pongo una questione che a me sta molto a cuore, credo anche ad un quarto della sala, per quanto riguarda l'emergenza che c'è anche in questa regione, in questa città. Caro Stefano Fassina, in Abruzzo noi abbiamo un'emergenza. Dal 92 ad oggi 50.000 persone vanno alla ricerca dell'occupazione. Questo dato è fisso, è una cartella clinica leggibilissima da tutti e nessuno se ne accorge. Gli eletti di ieri, quelli di oggi, quelli che fanno le scommesse, quelli che imbrogliano, quelli che denunciano, questo dato è indiscutibile, mancano davvero 50.000 opportunità di lavoro. Le politiche attive del lavoro, che sono? Vedi, caro Stefano Fassina, io poco fa ho incontrato in un bar di Pescara un ragazzo laureato alla Bocconi di Pescara, anche con un master. Nonostante questo, lui non riesce a riempire l'ultimo miglio per entrare nel circuito dell'applicazione vera lavorativa, per passare, diciamo, dalla formazione del dire teorico della scuola e dell'università, poi a quella dell'applicazione concreta, che è il luogo del lavoro, dell'applicazione anche manuale del lavoro e intellettuale. C'è bisogno di concepire uno strumento che riempie quel vuoto, e lo deve fare come pensamento la politica. E come strumento normativo il Parlamento nazionale e regionale, perché esiste una concomitanza, una collaborazione dei due prodotti normativi. E siccome tu ti sei preso questa, diciamo, nicchia usante, organizziamo, per esempio, io mi ricordo il tempo dei contratti di formazione lavoro, mi vedo da Adelchi De Corpus, che è stato uno stimato sindacalista in tutte le aziende che lo hanno visto. Ti ricordi tu quanta produzione vera di allocazione lavorativa ha prodotto lo strumento del contratto di formazione lavoro? Era uno strumento che avvicinava i due mondi. L'apprendistato concepito nella norma nazionale, ridecliniamolo nelle regioni, facendo in modo che gli eletti regionali, a parte il cincischiare su fondi FAS e master plan, è una storia veramente rumorosa anche per le orecchie, non si capisce di che si tratta. Consumate i poteri rinvenibili presso le vostre funzioni, utilizzate il potere consegnatovi dai cittadini,
sta al di qua dell'uso del potere consegnato dai cittadini la dimensione morale. A me piacerebbe organizzare un combattimento di idee per fare in modo che ognuno faccia la sua parte per affrontare l'emergenza. E questa è un'emergenza in questa regione, 50.000 persone non sono sempre le stesse, ma il numero è sempre lo stesso, non trovano collocazione. Guardate, e concludo, io invidio molto i marchigiani, nonostante quello che si dice in Abruzzo dei marchigiani, perché nelle Marche ci sono 220.000 imprese e tra l'altro l'impresa che sta più crescendo non è quella di Della Valle. I pastaioli di Campofilone, che fanno la pasta all'uovo, vendono 250 milioni di tonnellate di pasta all'uovo. La signora Maria delle vie, che conosce meglio di me Antonio Blasioli, è diventata una esportatrice mondiale di un prodotto cercato che produce lavoro, perché la regione si è compiegata per accogliere quella iniziativa imprenditoriale e farla un prodotto bandiera di quella regione nel mondo. Lì 220.000 imprese hanno prodotto ricadute straordinarie di collocazione lavorativa, con strumenti di accesso al lavoro adeguatamente flessibili e adeguatamente capaci di accompagnare per l'ingresso. In questa regione stanno accadendo fatti importanti, ci sono giovani che hanno dato luogo a realtà importanti sul piano del brevetto, ma non è possibile che il brevetto si fermi a via Molisi a Roma e non diventi luogo di produzione o ufficio. Su questo, Fassina, Stefano, siccome so che Bersani non solo ha sensibilità cognitiva, lei sa fare le cose, perché lui è stato il migliore presidente in giunta regionale d'Italia, è stato il migliore ministro dell'industria e dei trasporti, cioè lui la cosa la sa pensare, e non solo perché ha studiato San Tommaso, ma la sa anche fare. Ecco, a me piacerebbe tanto che il partito per il quale ho studiato, mi sono candidato, ho incontrato anche il dolore e la sofferenza, riuscisse ad essere anche segnato di innovazione, di ideazione, di elaborazione, che poi produce il dato della competenza in corrispondenza del quale ci sono i diritti. I diritti non sono in corrispondenza solo della elaborazione lata e larga, ma poi quando l'elaborazione diventa norma e produce poi l'allargamento delle comunità e dei diritti. Io sono venuto per dire questo, per ascoltare quello che mi è riuscito, ma soprattutto per cercare di accendere una luce. Anche nelle regioni noi dobbiamo riattivare un dibattito pretenzioso, elevato di questo tipo. Complimenti per quello che fai. Approfitto per qualche flash. Caffè era contro i master, cioè adesso Luciano ha nominato, perché prevedeva questa inflazione di master artificioso un po' affaristici, tra virgolette, quindi diceva una buona facoltà, basta, non ci servono i master. Dove Luciano, forse lo sai, in questo momento in contemporanea la Curia cittadina, la Chiesa cittadina si è dato carico del problema del porto, sta tenendo un interessante convegno qui a Sant'Andrea. Piccolo flash sull'articolo 18, permettete, mio padre fu licenziato da Camplone, 300 dipendenti, prima della legge 300 del 70, per scarso rendimento al lavoro. La mia famiglia su una strada, 5 figli, era risaputo che era tra i migliori dell'azienda, ma poiché voleva fare il sindacato, il padrone non lo consentì, scarso rendimento al lavoro, via. Ultimo, chiedo a Stefano di approfondire un po', perché a me mi ha molto colpito, lui nel libro ha parlato molto delle ultime posizioni della Chiesa sul tema del lavoro, sull'etica dell'economia, eccetera. Tra l'altro Bregantini a me è piaciuto molto, molto sottolineato, responsabile della Commissione per Problemi Sociali e Pastorale dei Problemi Sociali del Lavoro, ha detto che il lavoratore non è male, cioè, credo che sia bene sottolineare, se ci dici qualcosa in più sulle tue valutazioni sulle posizioni della Chiesa. Grazie. Io volevo fare innanzitutto una notazione e poi una domanda. La notazione è questa: Fassina ha parlato giustamente di fallimento del
del neoliberismo. Peraltro si tratta del fallimento non del liberismo, ma del neoliberismo, nel senso che il liberismo in Italia, come diceva lo stesso Bassina, in realtà non c'è stato quasi mai. E il neoliberismo che è nato negli Stati Uniti d'America, che è figlio della scuola di Chicago, che prevede un mercato che non è regolamentato, ma è deregolamentato. Infatti la deregulation è la regola non solo del liberismo selvaggio della scuola di Chicago, ma anche del cosiddetto Washington Consensus, cioè del decalogo di John Williamson. Come sinistra io credo che non dobbiamo commettere l'errore di ritenere che il liberismo sia quello che abbiamo visto negli anni 90 e quindi buttarlo a mare, nel senso che il liberismo, e lo diceva anche Einaudi, il liberismo è il mercato soprattutto, e se è regolato è mercato, se non è regolato non è mercato. E lo stesso Einaudi se la prendeva con una concezione selvaggia del liberismo, quasi religiosa del liberismo, che metteva i margini più deboli e quelli che avevano bisogno di una maggiore tutela. Questa è la notazione. La domanda invece è quanto si possa declinare, conciliare la teoria keynesiana e anche il portato delle idee di Caffè con i grandi assenti di oggi di cui non abbiamo parlato, e cioè con la globalizzazione, con l'automazione, con l'Europa stessa, con il fatto che lo Stato-Nazione per esempio oggi non esiste più e noi in Italia stiamo facendo i compiti, come giustamente hai detto tu, Fassina, cioè siamo in qualche modo eterodiretti perché non esiste più lo Stato-Nazione. Quanto le politiche keynesiane per esempio possono essere declinate e conciliate in un momento in cui dobbiamo scrivere nella Costituzione che ci sarà l'obbligo del pareggio di bilancio, quanto le politiche keynesiane possono essere applicate nella misura in cui dovremo approvare tra breve un provvedimento che si chiama Fiscal Compact, in base al quale il nostro Paese sarà costretto ad effettuare manovre di rientro del debito pubblico pari a 40-50 miliardi di euro l'anno, a seguito della decisione presa in Europa di un rientro che sarà quasi automatico, che sarà quasi necessario, certo non obbligatorio, ma quasi necessario. Quindi quanto tutto questo possa essere conciliabile. Grazie. Grazie. Questa è una domanda breve? Se è breve, va. Brevissima. Prego. Cioè, vi ringrazio tutti perché è stata una cosa bellissima ascoltarvi. Siete i politici di sinistra, gli economisti di sinistra e ci avete dato delle speranze per un cambiamento reale. Volevo chiedervi questo, come cittadina, forse sarà condivisa questa mia domanda, in quanto cittadini noi potremmo da subito collaborare con voi. Io vorrei sapere, per esempio, nel documento di Parigi, messo appunto dai vari leader europei della sinistra, e quali sono i punti di svolta in questa economia? Quali sono i pilastri, i settori che dirigiamo? Quale tipo di lavoro? Non so, dell'ambiente, del territorio, del patrimonio artistico, culturale, sull'economia di piccola scala, del cibo locale, cioè non solo cose molto grandi ma anche molto piccole. Se noi lo sapessimo da adesso, quello che voi come politici andate da mettere in campo, potremmo collaborare con voi in quanto consumatori, indirizzare le sue scelte in un altro modo, e penso che questa sia una cosa molto sentita. Grazie, intanto salutiamo anche la linea di Giovanni Legnini, abbiamo assegnato la possibilità di rispondere. Grazie, le domande sono molto complesse, richiederebbero veramente tempo, oltre che certamente competenze.
diverse da quelle che ho io, ma parto da quelle che facevo Giorgio Alfonso sulla cittadinanza europea. Ho provato a fare qualche riferimento prima. A mio avviso la cittadinanza europea si distingue nella civiltà del lavoro, cioè l'Europa nella seconda metà del Novecento si è distinta per essere l'area in cui più forte è stata la civiltà del lavoro. Cioè, il nostro apporto alla civiltà globale è stato proprio quello della civiltà del lavoro. Purtroppo adesso quelle condizioni sono venute meno. Il punto è capire se è un processo irreversibile, come tanti indicano, che tanti ci dicono che siccome siamo nella globalizzazione, siccome siamo nel secolo asiatico che vede lo spostamento del baricentro geopolitico e geoeconomico del mondo verso est e verso sud, l'Europa deve rassegnarsi a considerare la seconda metà del Novecento quella che appunto è stata distinta dalla civiltà del lavoro, di considerare quella storia come una storia irriducibile, come una parentesi fortunata e in qualche modo accidentale. Ecco, io credo che invece l'Unione Europea deve misurarsi con la ricostruzione delle condizioni della civiltà del lavoro, perché sono le condizioni per affermare la dignità della persona. Su questo vedo un fortissimo elemento di contatto con la dottrina sociale della Chiesa, perché il lavoro, e su questo credo ci sia una sottolineatura più forte di quella che è stata la tradizione del movimento operaio, che spesso ha guardato alla classe, ha guardato al lavoro nella sua dimensione economica e sociale, ma ha avuto minore attenzione al lavoro per la persona, per la realizzazione della persona. Ecco, su questo si misura la ricostruzione dell'Europa. Guardate, è per noi italiani una fase inedita, perché come sapete noi italiani abbiamo vissuto l'Europa sostanzialmente come un vincolo esterno. Per tanto tempo, no, da quando Carli faceva l'intervista sul capitalismo italiano, l'Europa era il vincolo esterno, cioè noi per modernizzarci dovevamo fare come l'Europa. Adeguarci agli standard europei era per noi il traino per la modernizzazione. Oggi quell'Europa là non c'è più. Oggi in Europa si confrontano due visioni diverse. Ora schematizzo ovviamente, però c'è l'Europa dei conservatori, che è quella che ha segnato l'ultimo decennio e ci dice appunto che la civiltà del lavoro fa parte di un passato glorioso, ma passato e irrecuperabile, e c'è l'Europa dei progressisti, molto ancora incerta, molto embrionale, molto contraddittoria, che però tenta di ricostruire le condizioni della civiltà del lavoro. Quindi non c'è più quel vincolo esterno al quale agganciarci per tirarci fuori i nostri problemi, c'è una battaglia comune che va fatta. E non a caso guardate che la prima volta che un'elezione nazionale, come quella che si svolge in Francia in queste settimane, viene combattuta dai leader europei. La cancelliera Merkel fa la campagna elettorale insieme a Sarkozy e Hollande appunto apre la sua campagna elettorale a Parigi con i leader progressisti europei. Oggi in Europa c'è una fase di scontro culturale e politico intenso al quale noi dobbiamo partecipare per ricostruire quel patto che nella seconda metà del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo costruito tutti a scala nazionale. C'è un patto tra capitale e lavoro. Possiamo provare a ricostruire questo patto, oppure il lavoro si deve rassegnare a essere variabile, dipendente, e accontentarsi di quello che gli viene passato? Questo mi sembra un punto di fondo. Ovviamente per fare questo servono una visione chiara, servono poi specifiche politiche, tra le quali le politiche industriali. Come sapete, Bersani, da ministro dello sviluppo economico, aveva, in una fase in cui non era
era considerato quasi una bestemmia parlare di politica industriale, aveva avviato il programma Industria 2015 nel 2005, quando è stato concepito, ho avuto la fortuna di potervi partecipare prima che Bersani rimasto al Ministero. Industria 2015 proponeva in controtendenza culturale in quel momento anche nel nostro partito, perché io mi ricordo quando preparavo il programma nel 2006, inserire il baratto sulla politica industriale costò uno scontro interno con alcuni di noi che dicevano che la politica industriale è un dirigismo fallimentare e bisogna lasciar fare, bisogna eliminare i lanci e lasciar fare al mercato. Quel programma, come sapete, prevedeva, sceglieva 4-5 filoni sui quali incentivare, non costruire noi, ma sui quali incentivare le imprese italiane, le tecnologie per la cultura, le biotecnologie, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili di energia, la mobilità sostenibile, 4-5 driver tecnologici attraverso i quali sollecitare le imprese italiane. Purtroppo quell'esperienza durò pochissimo, perché poi il governo Prodi cadde quando il programma era stato appena avviato, e chi è venuto dopo si è guardato bene da portarla avanti, ma a me pare che sia da aggiornare e da riprendere, perché è decisivo. Il terzo punto che poneva D'Alfonso, prima non l'ho detto per ragioni di tempo, ma l'altro grande capitolo per su quale noi vogliamo intervenire in Senato sul disegno di legge del lavoro, perché noi riformiamo gli ammortizzatori sociali, mettiamo a posto le regole, ma è chiaro che le politiche attive del lavoro sono decisive. Quando guardiamo agli altri paesi, la Danimarca, la Germania, sono paesi in cui si spendono 3-4 volte le risorse che spendiamo noi per le politiche attive del lavoro, però funzionano, cioè non è che servono per alimentare rendite. Su questo il disegno di legge è carente, nel senso che rinvia a un provvedimento da definire tra Stato e Regioni. Ora devo dire che lo Stato ha indubbiamente le sue responsabilità, però sono molto d'accordo che sono 10 anni che si aspetta che le Regioni, sulla base delle competenze che hanno dal titolo quinto della Costituzione, facciano la loro parte, perché non c'è dubbio che o riportiamo questa materia nelle competenze nazionali, io credo sia un errore, oppure dobbiamo fare in modo che le regioni si misurano con questo punto delle politiche attive. Che cosa vuol dire politiche attive? Vuol dire formazione di qualità, vuol dire mappare la domanda di lavoro delle imprese, non solo quella che c'è in questo momento, ma possibilmente quella che si prevede ci possa essere. Vuol dire trovare centri per l'impiego, che oggi in Italia intermediano 2-3% dei disoccupati, che sono in grado di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Vuol dire incentivi mirati, non a pioggia, per le categorie più deboli. Su questo appunto credo ci sia necessità di uno scatto e di una sollecitazione da parte del governo alle regioni affinché si intervenga rapidamente, questo è molto rilevante anche per il contratto di apprendistato, che ha una qualificazione regionale molto forte e che oggi purtroppo non funziona. Punto sulla dottrina sociale della Chiesa, io insisto su questo punto perché credo che noi come Partito Democratico non cogliamo in fondo le potenzialità che abbiamo al nostro interno. Noi siamo l'unico partito che ha una ricchezza di radici culturali così profonde e noi le coltiviamo abbastanza. Io credo che tra il personalismo cattolico e quella che è stata della cultura del movimento operaio, abbiamo le condizioni per fare un mix originale di grande valore. E io ho recuperato la Carta Semperitate, non è che sono uno studioso della Chiesa, mi sono avvicinato con grande rispetto e con scarsi mezzi,
a quella riflessione. Però l'ho letta 2 o 3 volte la Carta di Solidarietà e mi ha colpito, perché la Chiesa, per la sua forza, per la sua tradizione, non è stata subalterna in questi anni. Rispetto al neoliberismo, ha sempre affermato la centralità della persona e ha sempre sollecitato la politica, poi magari con dei contenuti che possono non condividere, ma ha posto questo problema: l'economia lasciata da sola non porta all'interesse comune, al bene comune, all'interesse generale. Serve un orientamento etico che la politica deve dare all'economia. Poi appunto discutiamo su quale deve essere la direzione di questo orientamento, a me alcune cose non convincono, ma non c'è dubbio che questo nucleo è il numero forte, che l'economia da sola non fa la società, non fa il bene comune, e serve che la polis, che le persone nella polis discutano e decidano dove andare. Quando io sento parlare di governo tecnico, veramente ho una reazione negativa, perché un governo non può essere tecnico per definizione. Cioè, un governo fa scelte che sono, che piacciono o non piacciono, che sono comunque politiche, perché fa scelte che riguardano la comunità. Allora la politica deve riappropriarsi di questo ruolo, ovviamente lo deve sempre fare, perché non basta dirlo. Poi ci vogliono classi dirigenti di qualità, ci vogliono partiti veri, cioè luoghi in cui si discute, in cui ci si confronta, in cui si cerca di raccordare diversi interessi. Il leaderismo nella politica è stato un disastro, sembrava la scorciatoia per arrivare alle soluzioni, alle decisioni. In realtà è stato un disastro, perché nessuno da solo è in grado di risolvere i problemi, è in grado di fare populismo, è in grado di fare demagogia, come è successo in questo ventennio che riscogniamo. Ma se noi non riscopriamo il partito come, appunto Gramsci diceva, intellettuale collettivo, come comunità in cui le persone si incontrano, discutono e poi decidono, noi non veniamo fuori da questa situazione. Sono d'accordo con le riflessioni che venivano fatte sul liberismo, appunto Caffè in modo molto efficace, in uno dei suoi articoli sul Manifesto, parlava di liberismo imperfettista e di liberismo riformista. Il primo lo attribuiva a von Hayek, no? Cioè quei liberisti che si rendono conto che il mercato non porta alla perfezione, come dicono i modelli, però pensano che qualunque intervento pubblico non possa che peggiorare la situazione. E quindi dicono: lasciamo stare così, non è perfetto, ma se ci mettete le mani la situazione è peggiore. E poi c'è il liberismo appunto riformista degli Einaudi, per cui credono nei meccanismi fondamentali, ma credono pure che ci debbano essere delle correzioni. Io penso che in un grande partito progressista questa componente culturale debba essere una componente importante. Non ritengo l'unica, non ritengo neanche quella prevalente, però debba essere una componente importante. Poi ovviamente noi in questa fase, appunto, che è una fase di globalizzazione, di secolo asiatico, di questo strano animale che abbiamo costruito, che è l'Unione Europea, per cui c'è una moneta unica ma non ci sono le istituzioni politiche, noi siamo l'unico esperimento nella storia che ha una moneta che lega paesi che non condividono però fino in fondo la politica. Quindi qua non si tratta di fare semplicemente politiche keynesiane, cioè spesa pubblica in deficit per risolvere la situazione, c'è una serie di problemi che hanno a che fare con questo difetto proprio congenito dell'istituzione, e io credo che veramente il salto di qualità sia innanzitutto di costruire delle sedi politiche che abbiano una legittimazione democratica, perché guardate, io ritengo che una componente importante dell'antipolitica, che è così diffusa non solo in Italia ma ovunque, è il fatto che c'è una percezione magari non razionalizzata ma diffusa nei cittadini, negli elettori, che la politica nazionale conta poco, che i parlamenti nazionali contano poco. Ora, al di là del merito, ma quando un governo dice devo fare così perché me lo dice la lettera della BCE, ma un elettore perché dovrebbe in qualche modo farsi preoccuparsi di
gli sta al Parlamento, perché dovrebbe condividere di dargli non 5.000, 6.000, 10.000 euro, ma dargli 100 euro, visto che lo possiamo fare con un bravo direttore generale del Tesoro, che traduce in forma giuridica i contenuti della lettera e vediamo di perdere. Allora, se quella sede, ripeto, al di là del merito, non mi interessa discutere il merito, ma se quella sede che definisce le scelte non è una sede democratica, legittimata dal voto democratico, io credo che noi rischiamo veramente di soffocare un cortocircuito che fa finire la politica e la democrazia, perché di questo stiamo parlando. Ed è molto insidioso insistere sul fatto che quelle scelte siano scelte tecniche, perché ripeto, al di là del merito, no, poi io tante non le condivido, ma al di là del merito non possono essere proposte come scelte tecniche, perché non sono scelte tecniche, sono scelte che hanno una visione legittima, ma una visione politica e che non può essere spacciata come scelta tecnica, come posizione tecnica, perché se la proponiamo come posizione tecnica allora non c'è nemmeno bisogno della legittimazione democratica, perché se è una scelta tecnica l'unica possibile non serve neanche il passaggio attraverso il voto. E qui credo che su questo dobbiamo insistere. Io sono d'accordo sui rilievi che venivano fatti sul pareggio di bilancio e sul fiscal compact. Il pareggio di bilancio è sbagliato sul piano economico, non c'è dubbio, eppure noi lo votiamo. Il senatore Giovanni Legnini, che è qua, lo sa che da votare lo deve votare, ma lo farei anch'io. Ed è necessario votarlo per ragioni politiche, perché il prezzo che dobbiamo pagare, auspicando che poi la politica economica trovi una sede europea, cioè che quelle politiche anticicliche che si sono fatte negli stati nazionali e che non sono più possibili agli stati nazionali anche prima del pareggio di bilancio, perché noi stiamo andando a testa bassa, senza peraltro poterlo raggiungere, un pareggio di bilancio senza che sia scritto in Costituzione. Il fiscal compact non è tradotto in Costituzione, ma è un vincolo. Noi facciamo questa scelta per provare a fare un patto politico, per provare a dire all'opinione pubblica tedesca, che ci piaccia o no, pensa che noi siamo spendaccioni e che indisciplinati, che noi mettiamo questi conti in ordine, però lo costruiamo a livello di Areo le sedi di politica economica che consentono di portarci fuori dal tunnel. Quindi è sbagliato sul piano economico, ma è necessario sul piano politico come condizione per far fare un salto di qualità in Europa. Infine la domanda che faceva la signora, che se ho capito bene propone di coinvolgere cittadini anche attraverso il consumo responsabile in questo processo di riorientamento dell'economia. Anche questo è un punto sulla quale la Caritas in verità insiste, parla appunto proprio di consumo responsabile. Leonardo Becchetti, che veniva ricordato prima, è parte di un movimento che su questo insiste pratica di conflitto e come pratica di condizionamento dell'economia molto più forte degli strumenti che abbiamo conosciuto nel Novecento. Io credo che ci siano degli elementi di verità. Questo documento di Parigi è un documento di grandi linee, non entra nel merito delle questioni, e propone appunto una politica economica europea che rimetta al centro il lavoro, propone di costruire un meccanismo per la gestione comune dei debiti sovrani e quindi di contrasto alla speculazione, propone quella che è stata l'idea di Delors degli anni 90, degli euro bonus per sostenere gli investimenti, propone il protagonismo della società civile. In questo senso, seppur non esplicitamente, credo che questo il tema del consumo responsabile sia fondamentale rispetto agli obiettivi che la dichiarazione indica di uno sviluppo sostenibile sul piano sociale, sul piano ambientale, sul piano della persona. E credo che questa domanda metta bene in evidenza un punto che a me sta molto a cuore, e cioè il fatto che
non dobbiamo anche qua cadere in questa trappola di contrapporre società civile e società politica. Dovremmo arrivare a una condizione in cui società civile e società politica si danno la mano, e perché solo se si danno la mano possono promuovere quello sviluppo a misura di persona che è stato, credo, il lascito più importante che Federico Caffè ci consegna. Grazie.